L'amministrazione comunale di Salerno ha ricevuto il riconoscimento per il lavoro di trasformazione urbanistica portato avanti nel corso di questi ultimi anni, mentre il liceo Tasso è stato premiato perché è risultato il primo istituto classico d'Italia che ha registrato un incremento record di iscritti rispetto all'anno precedente, più 300. La cerimonia si è svolta a Palazzo di Città alla presenza dei rappresentanti dello studio legale Incutti, che organizza il premio Sigel Gaeta, del sindaco della città di Salerno Enzo Napoli e dell'assessore comunale Mimmo De Maio e della dirigente del liceo Tasso di Salerno, la professoressa Carmela Sant'Arcangelo. L'Unione Paneuropea dei Giuristi, nella figura del presidente, l'avvocato Dario Incutti, ha inteso premiare, nell'ambito di questo premio internazionale 2020, due realtà salernitane, il liceo Tasso e l'amministrazione comunale di Salerno. In particolar modo l'amministrazione comunale di Salerno riceve questo riconoscimento per l'attività di trasformazione urbana sviluppata negli ultimi anni. Quindi noi apprezziamo molto questo riconoscimento ed ringraziamo per questa indicazione e sicuramente anche una motivazione per continuare in questo processo di trasformazione che siamo certi dovrà continuare a caratterizzare l'azione di trasformazione della nostra città.